Hi people of YouTube! Faccio questo piccolo intermezzo prima di iniziare l'episodio di oggi per mostrarvi due cose. Ma prima ancora guardate che bellissima maglietta che ho comprato su QWERTY. Che bella! Ma cambiamola subito! Direi che questa è molto più appropriata. Che dite? Ma non è finita qui! Eh? Che dite, eh? Che dite? Bella, vero? E non è ancora finita! Ci vediamo a Lucca! Con questo cosplay. Però ora la giacca la devo togliere perché si muore di caldo, ragazzi. Hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of Cyberpunk 2.0. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata post aggiornamento e appena arrivato il DLC. Grazie per aver acquistato Phantom Liberty. Ci auguriamo che questa emozionante espansione spy thriller di Cyberpunk, con una trama tutta nuova, nuove missioni e incarichi, molto altro, sia di tuo gradimento. Lo spero anche io. Nuovo contenuto disponibile. Premi continuo, carica un salvataggio per caricare dal punto che hai raggiunto. Avrai accesso a nuovi emozionanti contenuti e a un'intrisa storia di spionaggio e intrighi. Puoi anche iniziare una nuova partita. Direi di no. Più che altro, esatto, io volevo vedere le mie ricompense, ma è già da ieri che mi faceva così. Vorrei capire se è colpa mia o se è colpa magari del server, che adesso è pieno di gente. Però vediamo tutti gli aggiornamenti. Abbiamo la possibilità di combattere al volante. La polizia è stata buffata tantissimo. L'albero delle abilità ricostruito. Ecco, questa è una cosa che a me interessava tantissimo. I cyberware. Ti giuro, voglio capire che cosa e come hanno cambiato. E a quanto pare le bande sono diventate più cattive. Non c'è da sorprendersi. Però le mie ricompense, no, davvero, quello volevo. Perché ho visto sul sito che ci sono delle ricompense apposta per Phantom Liberty. Andiamo. E rieccoci nuovamente a Night City, dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Prima di iniziare. Esatto, voglio vedere che cosa c'è di nuovo. Baby, spero che non sia un brutto momento. No, assolutamente. Mi è appena giunta una voce dal mondo dei bisturi. Sentiamo. Che potrebbe interessarti. Salta i preliminari, Vic, sputa il rospo. Beh, sono usciti degli aggiornamenti di software di alcuni impianti freschi freschi. Parecchio utili, stando ai bisturi. Sei la prima persona a cui lo dico. Oh, il controller, fanculo. Perché, beh, faccio il tifo per te. Voglio ah beh certo, grazie. Vantaggio. E cosa aggiunge questo aggiornamento? Che c'è nell'aggiornamento? Ottimizzazione dei sistemi, nuove sottoroutine, impostazioni utente ampliate. Vedrai. D'accordo, verrò a fare un giro allora. Grazie della dritta, Vic. Quindi dove trovo l'aggiornamento delle meraviglie? In realtà, da qualsiasi bisturi della città. In fondo, non è poi così meraviglioso. Vabbè. Ah, quindi puoi pensarci tu. Esatto. Certo. Passa quando vuoi. D'accordo, arrivo subito. Direi di seguire questo incarico. Vediamo se hanno migliorato ancora di più la guida. Dog eat dog. Forte e chiaro, chiunque tu sia. Bene, ha funzionato. Mi chiamo Song. Puoi chiamarmi Songbird. Songbird. Conosco la tua situazione, il tuo problema, e posso salvarti la vita. Ah, fantastico! Hai la mia attenzione. Ok, Song. La mia completa attenzione. Mi fa piacere. Avrai delle domande e ti risponderò a tempo debito. D'accordo. Ma prima devi raggiungere quell'appendice armata di Night City chiamata Dogtown. Non vado a Dogtown. La terra di nessuno dove prima si spara e poi si fanno domande. Quella Dogtown. La possibilità di invecchiare non è un motivo sufficiente per andare. Va bene. Non so. Oh, ho sbagliato. Cosa mi sto cacciando? Chi non risica, non rosica. Grazie. Lo apprezzo davvero. No, sono io che lo apprezzo. Raggiungilo appena puoi. Ti contatterò quando sarai lì. Va benissimo. O è una fregatura molto elaborata, o un'ancora di salvezza. Ecco, e questa è una cosa che vorrei scoprire. Adesso che inizieremo il DLC, se questa è un'opzione alternativa a tutti i finali che abbiamo avuto fino adesso, o è solo una cosa inclusa nel DLC e
si conclude lì e fine. Songbird comunque, come Bioshock. Ehi là, ciao. Ciao. Oh, che bello. Allora, una cosa, anzi due cose prima. Prima di tutto, il personaggio. Il personaggio è stato ripristinato del tutto. Per via di importanti modifiche alle meccaniche del gioco, i talenti sono stati ripristinati, i punti talento rimborsati, in modo che tu possa ricreare il tuo personaggio come preferisci. Ecco, e questa è una cosa che volevo capire. Noi avevamo dei punti fantasma, dei punti che non andavano da nessuna parte, nel senso, quando rispeccavamo il personaggio nella vecchia versione del gioco, rimettendo tutti i punti mi rimaneva una manciata di punti che non potevo mettere da nessuna parte. Questi punti ora me li avranno sistemati o no? Lo scopriremo adesso. Ma la cosa che più a me interessava, questo, il ripristino degli attributi, mannaia all'esistenza finalmente. Perché sono felice di questo? Allora, quando ho iniziato il gioco ho dato dei punti anche a intelligenza che, per carità, sì, ma non la usiamo. E ho dato pochi punti a fisico che ora come ora non mi dispiacerebbe rialzare. Il problema è che avendo tutta questa roba qui non penso di poter fare tutto di tutto. A meno che nel gioco il livello non sia aumentato o ci diano comunque per missioni altri punti, anche perché in teoria c'è anche questo. Però i punti abilità ne abbiamo 61, vorrei usarli. Ma la cosa che più mi sorprende è veramente come hanno ricreato tutto questo. Io già ho visto una cosa. Oh, quanto vi è piaciuto Edge Runner. Maledizione a voi. Perché non solo è lì, è anche qui, c'è anche David. Allora, devo dire che il sistema così ad albero ha un senso, assolutamente, però la vecchia versione era un attimo, a parer mio, più libera, perché per esempio io volevo prendere questa abilità ma non volevo spendere, che ne so, punti per questo e avevo abbastanza esperienza per poterlo fare, lo prendevo solamente questo. Invece adesso, se vogliamo arrivare qua, dobbiamo salire da questo. È da valutare, è quello il punto, perché se adesso ripristinassi anche i punti attributo, poi dovrei ripristinare anche tutto il resto. Quali armi hanno bisogno di forza per essere portate? Non ha più bisogno della statistica di forza. Aspetta un attimo. A proposito, c'erano alcuni oggetti che erano considerati missione. Infatti sono ancora considerati missioni. Anche la schermata dei cyberware è stata cambiata. Questa è l'armatura. Ok, che è interessante. Talenti che influenzano l'armatura e licenza di cromo. Mentre di qua abbiamo talenti che aumentano la capacità dei cyberware sul filo del rasoio e il risarcimento punk. Qua è da vedere. Cioè, singolarmente ogni singola cosa. Ma Edge Runner ha praticamente plasmato la metà delle cose nuove in questo gioco. Vai da un bisturi per potenziare. Potenziare che cosa? Posso potenziare i singoli cyberware? Aspetta, ma che cosa hanno fatto in tutto questo? Cosa è successo in questo gioco? Qua dobbiamo capire quali talenti sono utili e quali invece sono meno utili. Qua me la devo guardare singolarmente. Per esempio, scusami, incapacità tecnica. C'è ancora la cosa di smontare, esatto. Cosa è successo? Perché io non so adesso cosa devo scegliere in questo gioco? È tutto bello, è tutto fantastico e io non ho idea. Non lo so, c'è troppa roba. Io posso poi resettare di nuovo i punti se vado tipo da te? Ah, quindi adesso ogni bisturi forse ti modifica solamente quello che ha. E possiamo potenziarlo con i chip, quelli dorati. Ovviamente, perché questo è quello di livello massimo, quello arancione. Sistema... Ah no, aspetta, forse era solo... era solo il tutorial. Oggetti disponibili 13. Sistema tegumentario. Che cosa abbiamo? L'armatura, quella sottopelle. D'accordo. Oh, ah beh certo, abbiamo tutto il resto della roba. Talento necessario, diversità interiore. Ok, aspetta. Ok, ora infatti si è sbloccato tutto il resto. Madonna mia, meno male che ce li ho ancora. 8000? Non costava 4000, quindi li hanno aumentati? Siamo ancora ricchi. Mi sono appena accorto di una cosa. Ah no, ecco, dicevo, non c'è più il menu di creazione. Ma aspetta un attimo, hanno cambiato veramente di tutto, perché per esempio i componenti di grado 5 li sbloccavi con un'abilità nella vecchia versione. È cambiato veramente tutto. Cos'è tutta questa roba? Ah, giusto, posso... No, aspetta. Non c'erano gli effetti elementali tipo sui pugni? Ritorniamo un attimo dal bisturi.
Posso vendere finalmente i cyberware che non mi servono, Gesù, finalmente! Allora, una cosa che aveva senso, ma che... diciamo, siamo in cyberpunk, quindi sti cazzi, era il fatto di non poter vendere cyberware che avevi tu comprato, usato. Perché, giustamente, sai, l'ha usato un'altra persona, incompatibilità, sangue sporco, tutta questa roba qua. Però siamo a Night City, cioè, la gente ruba i cyberware da cadaveri, se li mette addosso. Capiamoci. Quindi il fatto di poterli vendere adesso è... un plus. Tipo, io ho 3 braccia da gorilla, che me ne faccio? Ne vendo una. Guarda quante ottiche che ci sono ora. Gli occhi erano una delle cose che c'era di meno. C'era veramente... questa era la massima modifica che potevi avere. Questa sembra ancora più fico. Oracolo. Zoom ottico per 10 il chiaroveggente. Li compro tutti e due, onesto. È un peccato che hanno tolto le modifiche elementari al braccio del gorilla e quindi anche al braccio della mantide. Tagliamo la testa al toro, controlliamo per davvero. Eh sì, non ci sono proprio. È un po' un peccato, ma non è una grande perdita. Upgrade you. Allora, quindi tu puoi lanciare le armi e per fortuna ti ritorna nell'inventario. Ok, le nostre spade sono ancora velocissime. Qua c'è molto da capire sulle nuove meccaniche, perché secondo me chi non ha mai giocato a Cyberpunk e inizia con questo nuovo aggiornamento ha più facilitazioni di chi ci ha giocato fin dall'inizio, perché hanno cambiato davvero tante cose. Ci sono tante cose che devi riapprendere ora. Vediamo cos'altro possiamo equipaggiarci, visto che ora abbiamo la possibilità di farlo. Ecco, esatto, delle gambe. Che cosa avete di nuovo? C'è questo del doppio salto, questo del salto potenziato, gamba di lince, movimento più silenzioso, velocità di movimento da abbassati, tendi di Jenkins, velocità di scatto e caviglie potenziate. Ok, quindi ci sono adesso 4 tipologie di gambe, di cui 2 sono una per lo stealth e una per andare più veloce. Ok, non male. Per le mani, che abbiamo dovuto sbloccare per forza di cose uno slot per avere un altro oggetto, che in realtà ci sta. Potremmo metterci il tatuaggio di Johnny. Ecco, questa è una cosa intelligente in realtà che hanno fatto per le mani, perché il Link Smart si collega con le armi Smart, mentre le armi classiche avevano queste qua, il concentratore balistico. Alla fine uno prediligeva quello Smart, perché le armi Smart avevano solo questo. Adesso possiamo averli tutti e due. Lo scheletro. Ecco, tipo questo, lo scheletro... coso qui, noi non potevamo usarlo nella vecchia versione perché serviva tipo fisico per poterlo usare. Oh, ce n'è veramente tantissima di roba qui, ce n'è veramente tantissima. Veramente, so che suona strano, ma hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Probabilmente qualcuno direbbe in ritardo, ma porca puttana. Wow. Ah, Gesù, hanno cambiato questa cosa in modo più tecnico. Queste sono le braccia che sanguinano, queste sono le braccia che fanno bruciatura. Era tanto difficile lasciare che potevi avere un braccio, modificare la cosa quando ti serviva. Vabbè, oh, ci sta, però non lo comprendo. Non lo accetto, più che altro. Ecco, il sistema del corpo. Apogee della Militech. Madonna mia, ma quanta roba, veramente. Neutralizzare un nemico fornisce durata estesa e 22% di resistenza. Non sembra male, ti dirò. Ah, però c'è anche il Falcon, che tra l'altro sono sicuro che ce l'avevamo. Parentesi chiusa. Tieni, dammi un po' di soldi. Come 100? Aspetta, che fermo, come? Ne avevo 10.000. Vabbè che sono 800.000, per carità, però aspetta. Aspetta, fermo, fermo, come no? Sì, certo. 10.000 quadri secondo te io me li perdo? Piuttosto li metto giù nell'inventario e ne prendo 100 alla volta. E che sono scemo, che con tutta la fatica che abbiamo fatto per fare quei quadri me li vado a perdere. Ti vo nel culo. Ho dovuto disinstallare un aggiornamento su PS4 al tempo per poterli tenere tutti quei quadri e poterne prendere altri, se ti piacerebbe. Continuiamo dalla corteccia frontale. Se non ricordo male, la corteccia frontale non potevamo usare molta della roba perché era tutta collegata all'intelligenza. Per fortuna questa cosa l'hanno tolta e ora possiamo equipaggiare altra roba, perché l'unica cosa che potevo mettere era questa, che faceva più danno ai robot, ai droni e alle altre cose, che non era granché, però. Però qua dobbiamo vedere anche, se magari una cosa non ci serve lo stesso, il potenziamento della sintonizzazione con appunto l'intelligenza in questo caso, che è poco.
Ma è meglio di nulla. Tempo di recupero istantaneo dei cyberware dopo neutralizzato un nemico. Beh, questo è utile. Ok, gli oggetti che mi interessano sono 1, 2 e 3. Sistema nervoso, che anche qua, se non ricordo male, non potevamo mettere tutto perché ci serviva fisico. Questo però è interessante. Qua devo togliere dei punti che ho messo perché permette di mirare e eseguire attacchi a distanza mentre scivole, schivate e sprint. E io ho sprecato, tra virgolette, un punto per usarlo. Madonna mia, aver cambiato il gioco praticamente molte delle cose che magari erano diverse tra di loro adesso sono tutte uguali. Per fortuna le possiamo vendere. Ok, sistema circolatorio. Ti cura automaticamente con l'oggetto curativo equipaggiato quando la tua salute è sotto il 35. La teniamo. Quando neutralizzi un nemico, certo. Ah, ecco, guarda, questo ha ancora i requisiti. 30 punti, ma scusami, io ce li ho. Perché non posso? Ora, posso mettermi altra roba? No, che magari mi serve sbloccare questa parte per poter avere ancora roba? Può essere. E questa è tutta la nostra modifica, che ti dirò, non è terribile. Dobbiamo capire come mai siamo solamente a 2,42 su tutto il resto, però a tempo debito. Ora, vediamo cosa possiamo potenziare. Per esempio, se io potenziassi questo, le braccia da gorilla, posso scegliere come potenziarle. Questo è dato dalla abilità che abbiamo scelto, però. Ah, ecco perché puoi averne di più, perché ovviamente puoi cambiarle. E quindi averne di più può essere utile in altre cose che in altre. E qua devi sceglierti ovviamente quale delle opzioni ti piace di più. E io sceglierò questo. Ma eventualmente poi posso potenziarlo di nuovo? Ah sì, puoi fare plus plus. Ottimo, ottimo da sapere. Ok, ho finito di potenziarmi tutto ciò che era potenziabile. Voglio un attimo andare prima a casa, prima di provare tutto il nostro nuovo arsenale. Buongiorno a lei. Il nostro appartamento al Glen. Ma questo è il mio simbolo. Giusto, fammi vedere una cosa. Le mie bombe. Ho capito cos'è successo. Hanno cambiato anche le bombe e le cure. Tu ce le hai quante ne vuoi. Il problema è che puoi farlo tipo solo due volte in 10 secondi, per dire. Finalmente il mio nascondiglio con tutte le mie armi messe al muro. È esattamente quello che mi sa che hanno cambiato. Tipo, noi avevamo tutti i vestiti di Johnny nelle varie colorazioni. Adesso tutto è arancione. Tutte le modifiche delle armi però ce le abbiamo. Ah, questi quasi me le prendo, tanto non pesano. Le hanno cambiate tutte. Ok, 244 ne avevo lasciati giù. Dimmi che ce ne sono ancora. No! Cap massimo 100! Fuck! Meno male che abbiamo ancora il salvataggio automatico. E invece eccoci alla casa del corpo. Questa è davvero bella. Vediamo che cosa ci può essere utile e che cosa ci può non servire più delle nostre armi. Se il nemico è già affetto da sanguinamento inflitto da Nehan, Satori causa invece dissanguamento. Cioè io devo usare due armi per fare un effetto? Nehan, ci abbiamo sta magica arma? Sai che credo di no? Bello, ottimo, non lo sapremo mai. No, vabbè, abbiamo ancora il braccio di Johnny, che è ancora invisibile. Comunque, la Satori, che era una delle mie armi preferite, nerfata. Addio, fantastico. E i vestiti a questo punto non sembra avere più un senso sceglierli in base al potenziamento, perché non ne hanno più. Cioè basta scegliere quello che ti piace ormai. Ah, però aspetta, possiamo ancora potenziare le nostre armi. Forse magari potenziandole ci dà lo slot. Ne dubito a sto punto, però possiamo potenziarle. D'accordo, ho visto quello che dovevo vedere. Voglio vedere se c'è qualcuno da menare. Ci sono delle munizioni a terra così. Probabilmente sono qui abbandonate da chissà quanto. Oh sì, dei pischelletti da menare, finalmente. Ecco fatto. Beh dai, non mi sembra che le nostre abilità di combattimento ora siano ridotte, o sbaglio? E questo fucile è ancora potente come... esattamente come l'avevo lasciato. Ecco fatto. Mamma mia, siamo ancora potentissimi. Sono contento, ti dirò, sono contento. Sono contento perché bene o male tutto, il gioco è ancora buono secondo me, anzi... magari qualcuno potrà dire è anche migliorato. Sì, sì, sì. Voglio provare un'ultima cosa prima di chiudere. Ecco fatto.
Shard contratti. Grazie. Shard avanza. La madonna, ma che culo. La pula ci cerca, meglio andarcene. E soprattutto ci salutiamo qui. Quindi signori, noi siamo rientrati qui a Night City. Questo è stato più che altro un episodio, diciamo, semi-introduttivo, dove vedevamo tutte le novità e sistemavamo il personaggio prima di iniziare effettivamente il DLC. Da domani proseguiremo la nostra avventura qui a Night City e scopriremo se davvero c'è un altro modo per salvarci. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come assolutamente seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.